Amici del vecchio nerd, ma soprattutto amiche del vecchio nerd, buonasera e benvenuti a questa live serale delle 19, oggi particolarmente ricca e particolarmente speciale. Talmente ricca e speciale che anche il mio Duke ha voluto partecipare per salutare l'ospite speciale che sta arrivando in questo momento. Non voglio essere troppo prolisso e troppo lungo. Con grandissimo onore e grandissimo piacere voglio presentare alla community del vecchio nerd, che in parte l'ho già conosciuto perché abbiamo giocato l'altra sera a FIFA insieme, il grandissimo Francesco Baccini. Buonasera Ciao, Francesco! ciao, ciao a tutti. Buonasera, non sai quale onore, te l'ho anche detto in privato, quale piacere e quale onore per me averti sul mio canale, è veramente un'occasione di grande crescita professionale per me, ti ringrazio Siamo veramente vicini di tanto. casa, su Twitch. Siamo vicini di casa su Twitch, vero, vero, vero. Infatti io spesso sono venuto a vedere le tue, ho commentato anche delle cose, poi tu l'altra sera sei venuto da me e abbiamo anche giocato a FIFA insieme, tra E mi l'altro. hai pure, battuto due volte. Sei più Vabbè, sì, forte, eh? Io un sono po' Anto. so bravino, so bravino, bravino. Oh, è arrivato Wacky. Io Anto sono anni che Coppa. gioco a FIFA e sono anni che perdo, non riesco mai a venire a Ma guarda, galla. io sono un giocatore di PES. FIFA l'ho riscoperto da poco. Penso un paio d'anni che ci Io a PES gioco. non ci ho Quindi. mai giocato, sempre sono fedele alla linea con FIFA, ma non riesco mai a vincere, vinco poco. Quindi tu sei uno che, insomma, ti diverti a giocare, giochi ai Ma guarda, io videogiochi, giusto? ho iniziato con i giochini con la Nintendo, no, prima, com'era? Aspetta, allora, prima della PlayStation io avevo un Panasonic che era la nonna della PlayStation. Che Oh, io mi rarissimo il ricordo che Panasonic. per andare a comprare i giochi a Milano c'era un negozio che li vendeva. Le Eravamo in cartucce erano pochissimi a vedere cartucce, no? questa cosa. Poi arrivò la PlayStation e quella della Panasonic fu praticamente cancellato, ma era molto simile. E io ho iniziato col Commodore 64, proprio Come tutti noi, la maggior come parte di tutti. noi, E sempre con lì, questo. lui mi aveva rovinato la Jalapas Band. C'era Marco Santin che giocava a calcio con Commodore 64 e facevamo dei tornei a casa sua di notte con Joe Lizzi, io, Che lui, Andrea giocavate a Bonelli. Facevamo le International 6 del Soccer mattino. o Micro Pro Soccer? Sì. Perché i giochi di calcio lì all'epoca andavano forti. Tra l'altro, non so se hai visto, la Jalapas ha aperto un canale Twitch, Sì, da pochissimo. ma stamattina ho letto io l'articolo, in pratica faranno i commenti alla partita degli Esatto, europei come hanno fatto sì, per i perché mondiali. da quello che ho capito non hanno trovato un emittente che voglia il loro commento e allora sono aperti il canale Twitch e lo fanno Sono da lì. messi Beh, proprio. anche perché è divertente vedere il commento delle partite con la Jalabba. Mamma mia, io aspettavo solo quello, ti dico la Io verità. sempre, quando c'erano i mondiali, anzi, quando sentivo quello normale non ce la facevo. Anche Vero, perché le vero, partite hanno dei momenti di, no, magari di noia o di stanca, no? Non sono sempre partite spettacolari. E con la Jalappa almeno ti fai due risate nei momenti. Assolutamente, assolutamente. E poi Vabbè, comunque se ti è più guardi. divertente. Se ti guardi un attimo il commento al Mondiale 2006, quando poi a un certo punto anche loro Sì. esultano perché non ce la E beh, fanno a certo, era la rimanere partita, poi però distanti, insomma, alla fine sono esplosi. è Senti, normale, dai. Francesco, anche tu sei sbarcato abbastanza recentemente su Twitch, no? Sì, da pochissimo, dopo Natale. Questa voglia Ho cominciato a di gennaio. ricongiungerti col pubblico, Eh? com'è? Racconta questa voglia di avere questo rapporto diretto, perché Twitch, diciamo, è Ma a molto me più diretto di altri diverte, io social, sono un no? comunicatore, quindi mi diverto non soltanto a cantare, ma anche a parlare, a fare. Io nella vita ho fatto teatro, ho fatto cabaret, ho fatto tante quella roba. Fai conto che io sono nel Guinness dei primati dell'intervista più lunga, almeno fino a qualche anno facevo io. Avevo fatto un'intervista su Radio 105 che era iniziata alle 9 del mattino ed era finita alle 7 del mattino dopo. No, Praticamente ogni 2 ore si alternava un DJ che cambiava,
E io ero lì in diretta, tra l'altro in uno stanzino piccolissimo, con una tastiera, e quindi ho fatto non so, 20 ore di diretta. 20 ore di diretta. E quindi uno Twitch staccanovista. È come dire, è il mio posto ideale, perché mi diverto a fare lo streamer. Senti, Francesco, salutiamo un po' di persone che sono arrivati. Salvo, Alessandro Baratto, Giuseppe Ciao. De Peppino, Matt, ma sono tanti, sono tante persone. Hardiman, senti, si può fumare Anto nel tuo Coppa. Canale? Sì, delle volte, ti dico la verità, qualche volta fumo pure io, quindi va bene. Vai tranquillo, vai tranquillo. Qui è l'unico anche se io fumare tranquillo perché sei a casa. Ma io avevo smesso, ho ripreso da qualche mese, mannaggia a me, mannaggia. Allora, Marco Ma io avevo Gioba, smesso. Pure tu? Io ho ripreso con la pandemia. Dalla prigionia ho ricominciato, dico, beh dai, ne fumo due o tre. E poi due o tre, è ricominciato da capo. Ciao Angelo, ciao, grazie per essere passato. Ciao Angelo. Angelo purtroppo sta in turno di lavoro, ma non voleva mancare, quindi è passato per un saluto. È un po' così questo, c'è gente che lavora ancora. Sì. Il pre-cena, di solito prendiamo, cioè piace questa parte qua. Senti Francesco, allora, il tuo rapporto diretto con Twitch, insomma abbiamo capito che cominci a fare anche cose belle, perché poi porti la tua musica. Io pur essendo un asino totale in informatica, io sono uno curioso, e quindi io ho iniziato ad andare su internet, da MySpace, conoscevo MySpace, ho la mia pagina su MySpace, poi, però non avevo la possibilità tipo Twitch di fare una diretta, sì. Certo. Poi è arrivato Facebook, su Facebook fare dirette, però è una cosa diversa, Twitch veramente funziona come un canale, come fosse un canale televisivo, quindi fai un tuo palinsesto. Io poi chiaramente ho una persona che mi dà una mano, che mi fa la regia delle traduzioni, molto brava a usare effetti, cose. È Wacky 19 che sta in chat, giusto? Ma chi è? C'è in chat da noi? No? Non ho capito, scusa. È mica la persona che stava in chat? Wacky? Sì, a lei, ok. Wacky mi dà una mano da un punto di vista tecnologico. Un saluto adesso, a voi. Adesso tra l'altro mi sto organizzando, perché io qui ho uno studio chiaramente in casa, e quindi con microfoni e tutto quanto, quindi mi sto organizzando di migliorare chiaramente. Sì, ma tanto la parte audio, non, visto l'attrezzatura che avrai, la parte audio è il minore dei problemi. Probabilmente ci vorrà una camera un po' più... più performante. Il problema che c'è in casa mia è la connessione. Purtroppo abito in una zona dove c'è una connessione terrificante, pur avendo la fibra, è una fibra fibra, non è una fibra, è una finta fibra, e quindi la connessione è fondamentale, specialmente quando devi almeno, se non è almeno una 10 mega a casa diventa difficile. Se la connessione che fa fatica e diventa tutto più difficile, e purtroppo con la connessione qui c'è poco da fare, spero che migliori. Tu pensa che qui fino al 2009 avevo il 56k, mentre Madonna, gli altri andavano... tu sei a Bologna? No, a Genova, scusa. No, io abito vicino al lago di Como. Ah, quindi stai in Lombardia. Io sono un genovese che ha risalito il fiume, ho fatto come i salmoni, dal mare sono finito al lago. Ma in realtà che da Genova sono andato a vivere a Milano, perché a Milano c'era la musica, c'erano le case discografiche. Sai, ora è cambiato un po' tutto. Una volta dovevi stare a Milano, un po' come dire uno che può fare cinema va a Roma. Certo. Quindi da Milano, poi mi sono stufato di stare a Milano perché non mi piaceva come città, nel senso che io avevo il mare davanti alla finestra e a Milano avevo solamente case. Ho cominciato a girare fuori Milano, ho trovato questo posto tra il fiume e il lago che è bellissimo, in provincia di Lecco, e quindi mi sono spostato qui. Poi Milano è qua a mezz'ora di macchina, quindi è un posto molto tattico. Grande. Ma Francesco, raccontaci un po' come è iniziato, cioè l'avventura del Francesco, del giovane Francesco. Perché mi sono fatto un'altra fila che non finiva più. Nel senso che io ho cominciato con la musica classica da bambino, ho studiato fino all'ottavo anno di pianoforte, e francamente io fino a 18 anni
la musica leggera la vedevo come una cosa lontanissima da me, perché studiavo pianoforte classico, quindi avevo un altro... Poi per gioco ho cominciato ad ascoltare altra musica, il blues, il rock, il jazz, allora cominciavo anche a suonarla col mio insegnante di pianoforte che mi martellava le mani perché diceva che questa musica non andava bene, sai, devi fare musica classica e basta. No? Poi io sono spirito di contraddizione, più mi dicono di fare una roba, io faccio il contrario. Fa il contrario. No, per e dire, ma la presenza... La presenza di, ti faccio solo un piccolo, poi continui. Sì. Quindi la presenza importante del pianoforte in tanti tuoi pezzi è anche dovuta a questa tua retaggio iniziale. Una pianoforte. Anzi, addirittura nei miei primi anni che facevo i concerti, io non mi alzavo dal pianoforte, ero sempre dietro le tastiere. Poi dopo un po', chiaramente con la band, ho cominciato anche a cantare in piedi, ma io facevo fatica a alzarmi perché io ero sempre attaccato al piano. E poi a un certo punto, avevo già 22 anni, non ero un ragazzino, una sera mia madre, non so, c'era una trasmissione con dei cantanti in TV, ma a me non è neanche interessasse molto, mia madre mi guarda e mi dice: ma tu non vorrei mica fare il cantante? E io manco ci pensavo, dico no, perché in casa nostra cantanti non c'è. Dopo quella frase, il giorno dopo dico: fammi vedere com'è che canta. Io non ho mai cantato, io studiavo pianoforte e basta. Poi ero anche molto timido, figurati. Comincio a canticchiare, dico: beh, però sono intonato, fammi un po' vedere. E scopro di essere intonato e quindi comincio a prenderci gusto a cantare. E allora la sera andavo nei locali a Genova dove c'era un pianoforte e cominciavo e mi mettevo a cantare. E tutti dicevano: ma anzi, mi offrivano di lavorare. Lì dicevo: no, ma io. Lo facevi per passione inizialmente? Lo faccio per diciamo. Gioco, per divertimento mio, non voglio essere pagato. E il gioco è diventato talmente serio che a un certo punto io poi facevo delle cose stranissime, cioè non facevo le canzoni, anche perché io non ho mai fatto piano bar, non mi interessava fare le canzoni per fare da sottofondo a qualcuno, quindi facevo canzoni, che ne so, un esempio. Vai. Davanti c'è un piano. Ah, c'è il piano davanti. Vedi, ma c'è. Vai, mamma mia, ragazzi, che momento, Io sono un po' giù di voce, però ho urlato l'altra sera. Vediamo un po', facevo delle robe, andavo nei locali, poi dicevo: mi fai fare un pezzo, sì. Jesus, I'm of joy to meet you face to face. You be getting quiet name all around the place. In on a creeper raising from the dead. But now understand your God. So listen to what you say. So if you are the Christ, yes, the great Jesus Christ, prove to me that you are divine. Shake my water into wine, and so let me do, and I know it's true. Come on, King of the Jews. Eccetera, eccetera. Quindi facciamo. Mamma mia, che spettacolo. Avevo un repertorio perché mi piacevano i film. All'epoca c'era Rocky Horror Picture Show, Jesus Christ Superstar, i film degli Youth, tipo Tommy, Quadrofinia, quindi mi piacevano questi che erano più che musical, erano delle opere rock, e quindi mi tiravo giù al piano queste canzoni. E questo è proprio come ha iniziato, quindi è proprio la parte... A un certo punto mi ero stufato di fare le robe degli altri e ho cominciato per scherzo a scrivere io. Ho cominciato per scherzo a scrivere io, ma non mi rifacevo a nessuno, nel senso che avendo sentito un sacco di musica e non avendo una figura di riferimento come cantautore, anzi, cercavo di stare lontano da quelli che mi piacevano proprio per non copiarli. Per non copiare. E quindi scrivo la prima canzone e quando scrivo la prima canzone mia madre pensa che sono impazzito, perché era stranissima. Che poi è diventato il mio primo singolo dell'album Cartoons nell'89. Sì, l'89 è stato il tuo esordio. Io sono figlio unico e odio la domenica. Suonicchio la melodica così. E sono figlio unico pure di madre vedova. Magari un po' nevrotica con me. Eccetera, eccetera. E mia madre si è impazzito letteralmente. Allora, e poi a me piaceva molto, mi piacevano tre cantautori soprattutto. Uno era Luigi Tenco, uno era Fabrizio De André,
e un altro era Enzo Iannacci. E questi tre sono stati, come dire, i miei tre preferiti. Poi c'era anche, per un periodo, il primo Bennato. Ma il Bennato, quello di Rock and Roll, di Pinocchio, sapere. Quello lì, insomma... I buoni cattivi, io credo che l'ho consumato, lo so, memoria. Sì. E quindi mi piaceva poi soprattutto la vena ironica. E quindi le mie prime canzoni erano quasi tutte canzoni ironiche. Tant'è che nel primo album Cantù sono tutte canzoni ironiche, tranne una che Ti amo e non lo sai, che è l'unica canzone d'amore che avevo scritto. Ed era completamente diversa da tutte le altre. Perché con Walter Bartolozzi, giusto? Perché sto guardando... Non ho capito, scusa. Ti sento, Ti amo e non lo sai. Ma aspetta un attimo. Sì. Mi senti meglio così? Con un mio amico di Genova. Ah, ok. Mi senti meglio ora? Sì, ora ti sento meglio, sento un po' più alto. Ok, ho sistemato il microfono. E però non c'entrava niente con l'album, però mi piaceva quel brano e ho deciso di inserirlo lo stesso, anche se era l'unica canzone d'amore dentro un album di canzoni ironiche, anche molto veloci. Io poi, fin dall'inizio, non ho mai avuto un genere, io ho giocato quei generi. Infatti in cartoon ogni canzone era un genere diverso dal pezzo precedente, non so, c'era Figlio Unico, poi c'era Fotomodelle che era uno ska. E infatti non riesco a inquadrare, cioè non ti si può inquadrare in uno stereotipo. È quello che volevo io esattamente, che è la strada più difficile, perché normalmente uno fa un genere e fa quello. Io invece amo giocare con i generi, mischiarli, addirittura... Mettevo due o tre tempi diversi in una canzone, Le donne di Modena, una canzone che ha tre tempi diversi. Magnifica, Le donne di Modena. Tant'è che i discografici mi dicevano, ma non può uscire un disco così? Dicevo, ma perché? E perché cambia tre volte tempo, e allora? Qual è? Cioè, quando uno ragiona a schemi, no? Eri anche sperimentale da questo punto di vista, no? Se non sperimenti non vai mai da nessuna parte. E quindi, poi sai, all'epoca le radio ancora passavano cose... Oggi un pezzo come Le donne di Modena non passerebbe nessun network, perché non va a quel beat, a quel tempo, con quei suoni. Era tutta storta Le donne di Modena, però aveva senso fatta così. Non potevo certo farla quantizzata o fatta col computer. Ma è cambiato tanto secondo te da quando hai iniziato tu oggi il mercato italiano? È cambiato totalmente. Cioè, io oggi se dovessi cominciare probabilmente non inizierei nemmeno, ma come me, Lucio Dalla, come me, Fabrizio De André, come me tutti, Battiato. Anche perché tutti i cantautori, specialmente nei loro primi dischi, erano veramente degli sperimentatori e soprattutto cercavano una propria identità, anche musicale. Infatti una volta, quando partiva un brano, tu riconoscevi dalle prime note chi era quello. Sì, partiva subito. Partiva un brano di Dalla, tu dicevi, questo è Dalla. Partiva Battiato, cioè questo è Battiato. Partiva Pino Daniele, cioè questo è Pino Daniele. Perché ognuno si faceva la sua identità musicale, che era il suo modo di suonare, la sua voce e il suo modo di fare musica. Assolutamente. Dagli anni 90 le radio hanno appiattito invece questa cosa, dicendo no, bisogna fare tutti i pezzi uguali, così li attacchi uno all'altro e poi facciamo i remix. C'era la storia dei remix. Dicevo, ma io faccio il cantautore, mica faccio ballare. Sì, perché poi negli anni 90 si diffuse questa moda in discoteca, sì, delle canzoni accelerate per far ballare le persone. Per far ballare, invece, ma io non voglio far ballare, io faccio il cantautore. Se poi faccio ballare è casuale, ma non è voluto. E quindi la musica da ascolto è diventata ballare. Ecco. E gli stessi cantautori poi sono anche adeguati anche loro in parte a questa cosa. Perdendo però l'originalità, perché secondo me un artista è artista quando è inimitabile, non se è uguale a altri 3.000. Ma lo sai che stamattina sentivo alla radio che una cosa simile è successa negli anni 80 in America ai Kiss, quando li hanno costretti a fare I Was Made for Love You, perché loro non la volevano fare quella cosa, perché li costrinsero dicendo, guarda, no, ci vuole la musica orecchiabile, c'è Michael Jackson, la gente balla. Loro volevano fare rock, volevano fare un'altra cosa. Alla fine forse è il loro pezzo più conosciuto, questo qua, è incredibile questa cosa. Successe lo stesso di Queen con Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, i discografici dicono, ma questo pezzo qui cioè, non può essere un singolo. Anche Bohemian Rhapsody cambia cinque volte.
Bravo, sì. E porca miseria, non poteva essere un singolo, è diventato una delle canzoni più famose del mondo. Ma lo stesso per me, nel mio piccolo, con le donne di Modena, quel Sì. brano, quando uscì, è stato primo in classifica non so per quanti mesi. E i discografici mi guardavano e dicevano: ma com'è possibile? E dicevo, ma allora, io vedevo come reagiva il pubblico quando cantavo questa canzone dal vivo. E reagiva sempre nel suo modo, cioè sempre in maniera molto entusiasta. Dice, ma è possibile che piace a tutti e non piace ai discografici? Mi veniva anche da dire, cioè, piace a chiunque la faccio sentire, tranne che ai discografici, perché dicono, no, ma è troppo strana. Ma cosa vuol dire è troppo strano? A Anzi, volte più sono un che... po' staccati dal mondo quei manager, no? I discografi, sono un po'. Ma perché se tu vuoi intendere la musica come un'industria, allora facciamo i cioccolatini tutti uguali, ma la musica non sono cioccolatini. Puoi farli diventare come cioccolatini, però perde la vera forza, perché poi alla fine, negli anni, l'artista è quello che ha una sua identità precisa. Certo. E purtroppo oggi, con la politica che fanno oggi le case discografiche, vedi questi ragazzi che fanno un pezzo e poi spariscono, due pezzi e poi Ed è anche per me. questa, è la domanda che ti volevo fare era proprio questa, Francesco. Cosa pensi dei talent? Ma penso, guarda, io penso che la musica non è una gara, innanzitutto. Se no, sarebbe uno sport e facciamo le Olimpiadi. Come fa a gareggiare Lucio Dalla contro i Pooh? Fanno due generi diversi, fanno due. È come dire, facciamo una gara tra uno che salta col giavellotto, uno che salta in alto e uno che lancia il giavellotto. Che gara è? Sì, è vero. Al massimo vince quello del giavellotto se uccide quello che si Lo lancia. infilza e Esatto, volante. ma sono mondi completamente lontanissimi. Allora, e soprattutto per questi ragazzi, crei un'illusione che è sbagliata, perché per arrivare al successo normalmente devi fare una roba che si chiama gavetta, cioè non ci puoi arrivare puff. Quando ci arrivi puff da un momento all'altro, così come è arrivato se ne va, perché tu non manco ti rendi conto di quello che ti è successo, che è già Sì. finito. Anche perché, cioè, io quando sono arrivato a fare il primo album avevo quasi 30 anni. Io quando ho fatto Cartoon, quando ho fatto Sotto questo sole avevo 30 anni, non ero proprio un bambino. E avevo 10 anni di canzoni, di sbattimenti, di serate. Quindi c'ero La già vera pronto. gavetta, no? La vera gavetta Esatto, quindi avevo musicale. le spalle un po' più larghe. Mentre se mi fosse arrivato una roba del genere a 21 anni, probabilmente a 22 avrei finito subito, perché non ce la fai a star dietro una roba del genere, perché ti ritrovi da zero, questi ragazzini si ritrovano da zero a avere una popolarità incredibile che poi finita la trasmissione torna a zero, perché l'anno dopo c'è un'altra edizione con quelli nuovi. Però Quindi sai, diventi Francesco, no, non vecchio so dopo un anno. se hai seguito un po' l'Eurofestival, no? L'Eurovision Festival. Sti ragazzi che pure erano usciti bene o male da un talent, però questi ragazzi Maneskin sembra che abbiano talento, che si stiano facendo le A parte il ossa, fatto che loro sono da diversi anni che no? sono. Sì. Loro hanno fatto X Factor credo un bel po' di anni fa, e comunque hanno in questi anni hanno fatto cose, non è che sono. Mentre altri che erano a Sanremo, tu vedi questo qui che magari, perché tanti di questi ragazzi magari si producono il singolo, però poi quando devi salire a cantare sul palco, se non c'è l'esperienza, È proprio la live, ti diciamo. caghi addosso, veramente. Cioè, ma è vero. Tra l'altro il palco di Sanremo è un palco che fa paura, perché tu sai che in quel momento tutta l'Italia ti sta guardando e c'è una pressione psicologica che se non sei più che preparato, veramente sembri, puff, svanisce tutto. Certo. E quindi secondo me in questo momento manca proprio quello, manca questa. Ti faccio un esempio. Io quando ho iniziato, ma in quegli anni, quando una casa discografica puntava su uno giovane, ti faceva un contratto di 5 album e ti dicevano: boh, magari al quarto vendiamo. Quindi tu avevi 5 album di tempo con una casa discografica che credeva in te per 5 album. Oggi, Ok. se non azzecchi il primo singolo, ciao! Che poi, con i numeri che girano oggi, col primo singolo, ci vai a comprare sigarette? I numeri di vendita, ragazzi, sono ridicoli. Sono bassi? Ma sono bassissimi.
e sono bassissime le cifre che tu guadagni tipo con lo streaming o con le visualizzazioni. Cioè, io ti faccio un esempio. L'autore, presente la canzone di Gabbani, quella che vinse Sanremo, Occidentali Scarma? Sì, Occidentali Scarma, bello. Allora, io conosco uno degli autori della canzone che ha fatto tipo 200 milioni di visualizzazioni su YouTube. Sai quanto ha guadagnato con quelle 200 milioni di visualizzazioni? 3.000 euro. Di che parliamo? Cioè, giustamente, di che parliamo? 200 milioni di visualizzazioni, cioè, è miliardario, no, 3.000 euro ha guadagnato. Allora, della serie, dove vai? Infatti oggi i veri soldi con la musica li vedi facendo i concerti. Però, come fai a fare i concerti? Io ne faccio. Quindi è la live che fa la differenza, è il live che fa la differenza adesso. Io sono 30 anni che faccio una media di 40-50 concerti all'anno, ma perché? Perché la gente che mi ha visto dal vivo torna, è come il ristorante, se tu in un ristorante mangi bene, ci torni a mangiare, non è che guardi la pubblicità sul giornale. E la carriera live è diversa da quella della televisione, perché un personaggio televisivo è una cosa, uno che fa musica è un'altra. Poi tu puoi andare in TV a presentare al massimo il tuo disco, però sono mondi completamente differenti. Quindi quando un animale da palco è uno che è abituato e fa la differenza, non c'è niente da fare. La differenza poi la fai dal vivo, perché l'artista lo vedi su un palco. Certo. Lì è la prova del 9. Cioè, sai, oggi con la tecnologia che c'è, anche il mio bassotto fa un pezzo. Cioè, oggi ci abbiamo tanti di quelle... Sì, questa cosa dell'autotunes, questa cosa... È una roba che non si può sentire. Allora, se tu senti la trap americana, dici, ma ragazzi, questa qui è un'altra roba, non c'entra niente con quella italiana. Perché in America l'autotune è un effetto, come ci sono mille effetti da mettere sulla voce, ma devi saper cantare. Non è che puoi fare... L'abbiamo usato perché con l'autotune, se io parlo, divento intonato. E allora, infatti, quando uscì l'autotune, tutti quanti hanno detto, beh ragazzi, qui è finita, perché l'autotune canta anche un tavolino. Okay. Io parlo e con l'autotune mi esce fuori una specie di melodia intonata. Sì, ho visto, io l'ho provato, stanno pure delle app strane su. Sì. Ci sono delle app che fanno questa cosa, insomma, un però, po' partire. Ci vorrebbe l'antidoping nella musica, come nello sport, no? Dici, no, questo è dopato, non va bene. Sì, però mi rendo conto che anche i ragazzini sono abituati a sentire un certo tipo di musica adesso. È quando ti abitui. Allora, l'uomo è un animale che si abitua a tutto. Se ci avessero fatto sentire l'autotune nel 77, ma ci saremmo messi a ridere. Perché? Dice, ma cos'è sta roba? Certo. Queste nuove generazioni sono cresciute con l'autotune. Quindi per loro è normale sentire la voce con l'autotune. Ed è drammatico, perché non è normale per niente. No, io ho difficoltà con tutto il mondo hip hop, ti dico la verità, Francesco, cioè, ma per me è un po' difficile. È un binario morto, che non va fino da nessuna parte. È sempre uguale a se stesso. Infatti non distingui quasi uno dall'altro, sono uguali. Cioè, no, a volte mi sembra, c'ho un nipotino piccolo che ha 13 anni, dice, zio tu sei vecchio, vabbè, perché mi ascolto altra roba. Sì, ma guarda, questo discorso del... Poi l'ho portato in macchina, gli ho fatto sentire nomi e cognomi... Adesso è diventato un tuo fan incredibile. Ma zio, ma questo... La cosa del vecchio e del nuovo è una puttanata gigante, perché la musica si divide in musica buona e musica non buona, e questa è la vera differenza. Allora, se io oggi ascolto Pino Daniele, dici, porca miseria, è valido. Guarda, alla fine l'unico giudice di un artista è il tempo. Quando tu ascolti una canzone dopo 30 anni e dici, e vedi che è invecchiata bene. Ti faccio un esempio, ieri erano 40 anni che è morto Rino Gaetano. Sì. Ora, se tu oggi ascolti le canzoni di Rino Gaetano, sembrano scritte ieri mattina, a parte con dei testi che hanno avanti di 40 anni, ma infatti i ragazzini conoscono Rino Gaetano. Cioè, no, guarda, non te regge più, sembra scritta oggi, no? Con tutte quelle cose sulla politica, il calcio. Fantastico, ma anche proprio il modo di esporre, di cantare, di parlare, di scrivere testi, e anche le musiche comunque sono
Cioè, se mi sentirà un ragazzino, non te ne che più la becca. Sì. Quindi... una domanda dalla chat, Francesco, scusami. Allora, ti chiedo una domanda generica. Qual è il futuro della musica? Cioè, in che direzione sta andando? Allora, abbiamo avuto questa botta di tecnologia incredibile, perché noi... Allora, fino a 30-40 anni fa, la vita dei nostri padri, dei nostri nonni, era più o meno simile. A un certo punto, dagli anni 80, è partita la tecnologia a livelli pazzeschi. Cioè, negli ultimi 30 anni, no? Sì, è cambiato il mondo completamente. Ogni giorno esce qualcosa di nuovo. L'uomo non riesce a star dietro. Cioè, talmente ha fatto un salto in avanti. Adesso abbiamo tutta sta roba. Probabilmente dobbiamo passare il tempo per digerire tutta questa roba qua, e poi ci sarà, chissà quando, non so quando questo, ci sarà un giorno una generazione che si sveglierà e dirà: bene, adesso dobbiamo cominciare a usarla sul serio. Perché noi, noi questo mezzo ha delle possibilità incredibili, e noi lo usiamo, è come il cervello umano, lo usiamo sì. così. Come dice, hai la conoscenza del mondo sul palmo di una mano... e utilizzi il telefonino per condividere foto di gattini. Cioè, un poco il senso è quello, no? Tu potresti fare delle cose incredibili con questi mezzi. Poi invece ti metti veramente a postare gattini e cosa hai mangiato ieri sera. Cioè, va bene tutto. Però, no, c'è modo e modo di usare. Per esempio, perché mi piace Twitch? Perché su Twitch mi sono aperto il mio canale, faccio le mie trasmissioni, sono l'editore di me stesso, non devo rendere conto a nessuno. Addirittura mi sono inventato due format che ho venduto a delle emittenti private, facendo la TV da casa, la passavo in televisione. Bellissimo! Appena entrato, proprio la prima si chiama Nell'occhio del grifone. Io sono genuano. Allora, come tutti i genuani, nel calcio, allora, quando vedi Sky, cioè Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma, le altre squadre abbiamo tanto spazio così. E quindi, finita la partita, senti parlare 0 secondi del Genoa. Allora, un giorno, con un mio amico che è Claudio Nofri, che è stato ex commentatore di Sky, ex allenatore del Genoa, calciatore del Torino, del Genoa, tra l'altro uno che sa molto di calcio e ne parla molto bene di calcio, abbiamo detto: ma perché non ci facciamo una trasmissione per noi genuani, che appena finisce la partita andiamo in diretta e commentiamo la partita del Genoa? L'abbiamo chiamata Nell'occhio del grifone, e dopo 10 giorni passava sulla TV principale della Liguria, che ci hanno chiesto se potevano trasmettere il nostro segnale. Ah, quindi hanno preso e trasmesso il segnale. Bella questa cosa. È diventato un punto di riferimento per i giornali. C'è Claudio Nofri, io, poi c'è Carlo Permat, quello del Motomondiale. Certo. Un genuano sfegatato. Anzi, per un periodo era stato anche nella dirigenza del Genoa. Sì. E quindi ci facciamo questa chiacchierata dopo partita che dura un'ora, un'ora e mezza, che è diventato un punto di riferimento per i giornali. Benissimo. Francesco, scusami, c'è un tuo omonimo, Francesco, detto anche Otaku Siculo, che sta partendo per qualche giorno, non ci sarà. Ti chiederei il favore di salutarlo, perché sta andando a fare una serie di... No, Francesco. Va bene, va bene. Ah, è lui è il nipote di Franco Scoglio. Grande. Ti ricordi che l'altra sera stava in live mentre giocavamo? Franco Scoglio è un eroe nazionale. Quando dici Franco Scoglio, i rossoblu cominciamo a piangere, perché c'è un amore folle. E il professore. Io poi l'ho conosciuto personalmente, è una persona simpaticissima, con una grandissima cultura. Mi ricordo che, sai come l'ho conosciuto? Allora, il Genoa giocava in Serie B. E Scoglio era l'allenatore. Siccome Scoglio aveva un caratteraccio, e ogni due partite su tre lo buttavano fuori, era sempre espulso. Sì, sì, sì. E allora mi ricordo che c'era un Monza Genoa, fine primo tempo, 0, Monza 0, Genoa 5. E mi dissero dei miei amici: dai, andiamo da Scoglio, che è qui in un albergo, perché non poteva stare in panchina. E qua in un albergo vicino, quindi siamo andati, e Scoglio mi ha detto: no, Baccini. E ha cominciato, lui aveva appena vinto i mondiali con la Tunisia, sai che lui allenava la Tunisia? Sì, ricordo. E mi fece vedere questi calciatori tunisini che poi portò al Genoa, lui l'anno dopo portò 5 giocatori della nazionale tunisina, comunque lui era veramente un grande.
ma anche un'idea di calcio modernista. Qualcuno ricorda una cosa molto tenera, anche un po', che lui aveva detto più di una volta: morirò parlando del Genoa, e alla fine è successo. Assurda. Ma lì forse se si interveniva un poco prima, lì non si capì che stava male, probabilmente, no? Praticamente lui stava parlando, tra l'altro stava litigando col presidente Preziosi, quindi Preziosi era partito col piede sbagliato, perché litighi con un eroe dei genuani e muore in diretta. Cioè, una cosa veramente, siamo rimasti tutti così, perché questa è stata una cosa improvvisa, perché stavano parlando e Franco a un certo punto si accasciò con la testa giù e proprio... All'inizio pensavi che stesse quasi prendendo in giro Prezioso, perché non capivi cosa era successo. Poi interruppero la trasmissione perché capirono che stava male. Quindi Franco veramente è stato premonitore, dicendo morirò parlando del Genoa, e effettivamente è successo così. Francesco, una domanda dal pubblico. Antocop 73 ti chiede... se il tuo modo di fare musica ti ha mai causato problemi in questo mondo troppo politically correct? Secondo te? Io sono il più scorret che conosco. Sono talmente scorret che non mi invitano mica nelle trasmissioni, perché sono scorrettissimo. Io non sono politically correct, se no non avrei scritto nomi e cognomi, non avrei cantato certe canzoni. Ma per me la libertà di fare il cantautore era proprio quello, è quello che mi ha insegnato De André, è quello che mi ha insegnato Bennato, è quello che mi hanno insegnato i cantautori storici. I cantautori storici, di André, Bennato, Guccini, De Gregori, un fronte schierato contro il potere. Cioè, i testi dei cantautori negli anni 70 erano un fronte, pensa al primo Bennato, cantava canzoni di denuncia che sono ancora, come dire, attuali oggi. Lo stesso Milano. Quindi è colpa loro se sono così, perché sono cresciuto con quelle canzoni, con quei testi e quel modo di pensare, no? Di avere comunque sempre la libertà di espressione e di opinione. Poi vedi delle cose talmente enormi, dici vabbè, questa qui ci faccio una canzone. e quindi sono scorrettissimo. Francesco, una domanda su uno dei tuoi lavori che adoro. L'ho nominato più volte, l'hai nominato anche tu adesso, Nomi e Cognomi. Ma se posso chiedertelo, perché questa è una cosa bella. Io stavo in quinto liceo quando arrivò sto disco, e quindi c'ho un ricordo, un legame particolare anche per una questione di gioventù, di giovinezza. La musica fa parte poi della vita. È come un cassetto dei ricordi, ma ci racconti un po' la genesi. Come ti venne di fare Nomi e Cognomi in quel modo? Perché alcune cose che dici in maniera sempre così originale, però erano forti per l'epoca, no? Porca miseria, quel disco lì, quando uscì, allora io venivo dal successo di Sotto questo sole, Donne di Modena, quando, quindi avevo vinto il Festival Bar. Sì. E a un certo punto esco... Hai vinto anche il premio la Targa Tenco, no? Ho vinto la Targa Tenco con Cartoons, con il pianoforte nel mio forte. Ho vinto il Festival Bar e San Vincent, che è una cosa che facevano sulla Rai d'estate. E poi, vabbè, quel disco vendete 500, era diventato disco di platino, 500.000 copie, cifre che oggi sono fantascienza. sono quelle cifre che ti cambiano la vita, perché quando vendi 500.000 copie vedi che la tua vita cambia. Questo è poco ma sicuro. Tra l'altro, facendo il disco come avrei voluto fare io, quindi non era un disco commerciale, perché non era un disco pop, era un disco strano. Però io ero quella roba lì. Quando esco con Nomi e Cognomi, cioè, mi viene questa idea, perché ho scritto questa canzone su Andreotti, e lì mi è venuta questa idea di dire: adesso faccio un disco dove metto tutti i nomi e cognomi, con quelli della mia discografica in paranoia totale. No, come facciamo? Ce lo censurano subito, tant'è che quando uscì il disco il singolo era Giulio Andreotti, sì. Io per 3 anni non mi si più piede in Rai. La CGD era la casa di la CGD, poi era la Warner praticamente.
Ah, ok. All'inizio era Caterina Caselli che vendette la Warner, quindi a un certo punto era diventato Warner. E in quell'album c'erano due pezzi che uno era Giulio Andreotti. Io ti dico soltanto che oggi, quel disco è stato il disco che io ho venduto, il mio disco, ho fatto il doppio disco di platino, ho fatto più di 600.000 copie. Oggi non esiste più. Se tu lo vai a cercare sulle piattaforme, è sparito dalla circolazione, come se non fosse mai esistito. Quindi se qualcuno Se io dico volesse Giulio comprarlo Andreotti, 30 oggi... anni arriva qualcuno a farmi firmare o il vinile o la cassetta. Sì, io pure Quel c'ho il disco ha proprio CD. segnato un'epoca. Tra l'altro, io con quell'album avevo anticipato Tangentopoli di qualche mese, però era un pezzo Ecco, che avevo fatto. è questo che mi prese, perché tu quando tu... Allora, c'era stata tutta una serie di questioni, se ti ricordi. Come no? C'è il tuo disco, c'è Troisi che va da Baudo e Sì. dice: vorrei un padre come Andreotti perché non si accorge mai di niente. Sì. Dopo un po', Quello perché era è nell'aria che stava succedendo, no? Quella cosa lì. c'è stato una specie di terremoto in Italia, ma politico nel 92. Quindi, però, quando uscì il disco, Andreotti era ancora ministro degli esteri e mi ricordo che mi scrisse una lettera con l'inchiostro verde, proprio sai quelle robe con la carta intestata del ministero degli esteri, tutto aiuto. Andreotti che mi scrive: caro Baccini, volevo farle i complimenti. Perché Andreotti poi era un genio del male, nel senso che era uno Sì. molto ironico. Anzi, quando lo Sapeva prendevo, stare anche al gioco, ma diciamo, certo, perché una persona intelligente sta a gioco. E mi dice: caro Baccini, lei ha scritto esattamente quello che penso io di me. E dice: aiuto, quando Andreotti scrive una roba così, cosa vuol dire? E poi mi ricordo che partì il disco e per 6 mesi è stato nei primi tre in classifica. E io dicevo: ma io però in radio non lo sento il pezzo, lo sento poco. Ma no, ma guarda che poi mi facevano vedere i tabulati delle radio. Guarda, ci sono i passaggi. Anni dopo, quelli delle radio mi confessarono che loro scrivevano il pezzo sui tabulati, ma non lo passavano. Hai capito, no? Quindi, C'era una sorta di censura che però non esisteva più la silenziosa. Beh, censura. questa è una notizia incredibile, questa cosa qua. Cioè, Certo, praticamente tu ti risultava il passaggio, magari Lo facevano facevano vedere, mi diceva: anche guarda, e io dicevo: il. boh, sono io sfigato che non la becco mai. Poi invece quelli della radio mi confessarono che loro lo scrivevano sul tabulato ma non la passavano. Hai capito com'è? Ma questa è l'Italia. E da lì, da quel disco, la mia carriera è cambiata. Chiaramente cominciato ad andare meno in televisione, passare meno per radio, cioè, ma bacino rompi coglioni. Poi non contento, Hai subito una cosa che ha subito un altro genovese, come Beppe Grillo, no? Più o meno anche nello è una stesso. cosa del genere. Quando tu vai, allora, io non appartengo a nessuna parte politica, nel senso che mi definisco veramente anarchico. Per me un artista deve essere libero di scrivere quello che vuole e io non voglio essere ingabbiato con un partito, con un movimento. Io voglio essere Certo. libero di, chiaramente ho una mia idea, me la tengo per me, e nelle canzoni voglio essere libero di dire quello che mi va, senza dover, che è difficilissimo in un paese come l'Italia, dove la politica, soprattutto i partiti, sono dentro quasi. Io ho scelto la via più difficile, quella di cercare di essere libero. Guarda, io guardo sempre alla lunga, non guardo mai al breve, non sono un centometrista, faccio il maratoneta. Alla fine i conti si fanno sempre in fondo, no? E quindi ho scelto questa strada di non abbracciare una parte politica. E questa cosa, chiaramente, se tu non sei schierato con nessuno, sei nemico di tutti, perché non sei dei nostri. Esatto, E esatto. quindi, se per quelli di destra sei di sinistra, per quelli di sinistra sei di destra. Però in realtà non sei catalogabile. Non sei inquadrabile in nessuna No, posizione e no. così diventi pericoloso per E loro. certo, ma infatti, Cioè. allora come fanno? Una volta ti facevano fuori direttamente,
Adesso ti fanno fuori, ti staccano la spina, quindi esce il tuo disco, sparisci, non passa lì, non passa là, e la gente dice: ma quando è che fai il disco? Guarda che l'ho fatto in 14. E poi la gente viene ai concerti e dice: ma questa canzone qui perché non sente per radio? Ma indovina? Cioè, è chiaro, è come dire, è una sorta di resistenza a un sistema che ormai è quello lì. Però questo sistema, come tutti i sistemi, prima o poi saltano. Salta, come è saltato da il vecchio con Tangentopoli. Cioè, ma ti faccio un esempio. Fino a qualche anno fa, le radio, i network soprattutto, erano quelli che determinavano il successo di un brano. Oggi, con l'avvento di Spotify, di internet, le radio... Oggi uno di 20 anni, secondo te, ascolta la radio? No. Non sanno neanche cos'è. Non sa nemmeno cos'è. Io ho un figlio di 23 anni che la radio non sa neanche cosa sia. Ma anche la TV, anche la TV, Francesco, anche la TV sparita. Ormai sono il passato, per quello che dico, per quello che sono su Twitch, perché Twitch è il futuro. Sì. Questo è il futuro della la TV del futuro è Twitch. Non è Rai 2. Certo. Perché io qua posso entrare e ho 1000 possibilità di vedere quello che mi può interessare o meno. Perché ci sono anche canali allucinanti, c'è di tutto qui dentro. Sì, selezioni, no, selezioni, fai quella scelta che vuoi. L'altro giorno è come avere una TV con 2000 canali. Un po' che fa un canale di filosofia e c'ha 40.000 follower e parlavo di filosofia e mi sono messo a ascoltarlo. Cioè, certo. C'è veramente di tutto. E quindi, e secondo me la TV del futuro è questa qui. È per quello che sono venuto su Twitch. E tra l'altro i miei colleghi la conoscono ancora molto poco Twitch, perché Twitch ha un'età media molto bassa. Sì. Nascendo col gaming chiaramente a un'età media bassa, anche se ci sono dei gamer che hanno anche dai 40 in su. Sì. Siamo due vecchi. Noi siamo due vecchi, voglio dire, però ancora ce la giochiamo, insomma. E chi molla? No, ti volevo dire una cosa, Francesco. Allora, tu hai fatto anche in quel Nomi e Cognomi un grandissimo omaggio. E questo caratterizza la tua persona, perché evidentemente sei uno che si schiera con i deboli, con quelli più deboli e con quelli che soffrono. Perché quando tutti l'avevano girato le spalle, tu hai raccontato Diego Armando Maradona in quel disco. Certo, perché quando esce il disco... Maradona è il più grande calciatore di tutti i tempi. Poi, francamente, chiaramente ha avuto una vita... Sopra le righe, diciamo. Sopra ecco. Le righe, ma lui ha avuto una vita sopra le righe in tutti i sensi. Io sono stato in Argentina e sono stato proprio a vedere il quartiere, la favela dove è nato Maradona. Ragazzi, veramente, cioè noi qui in Italia non sappiamo neanche cosa siano certi posti. Cioè lì, sì, la beh, miseria, non lo possiamo immaginare. Cioè, e quindi questo ragazzino si è ritrovato proiettato con questo talento mostruoso che aveva in un mondo. Probabilmente sono fatto il calciatore, Maradona, non so, finiva in galera, finiva a fare una vita da uno che nasce in una favela in Argentina. Però comunque Maradona aveva comunque una sua etica per certe cose, poi era esagerato per altre, però anche il fatto che lui quando entrava in campo non c'era mai una scusa di dire: no, ma io ieri sera sono dormito tardi quindi non gioco. No, lui entrava in campo e faceva due gol, pure se aveva dormito due ore e stava ubriaco, no. Quindi è per quello che tutti quelli che hanno come dire, che tifavano Maradona lo amavano, perché Maradona ha dato sempre tutto. Non era quello che era il giocatore, sai, maledetto che però entra in campo e cammina oppure fa il pirlo. Sì. Maradona sì, in campo vinceva. Vabbè, ma perché era talmente superiore agli altri che non c'era storia. Aveva talmente un talento naturale che veramente... Pensa se Maradona si fosse anche allenato. Io non lo so che cosa di cosa staremo parlando. Maradona. Perché anche fisicamente forse sì. Maradona era abbastanza sfigato. Non era Gullit, cazzo, non era Van Basten. Sì. Fisicamente era un ragazzino di 1,60 m, tarchiato, sì. Però ragazzi... Tra l'altro giocava un calcio già moderno, a una velocità, non era il calcio di Pelé dove si andava ai due all'ora, il calcio di Maradona era già calcio moderno, quindi certo. Lì faceva alla velocità. Ma poi la cosa che molti non considerano, Francesco, che Maradona ha smesso a 31 anni,
Cioè, poteva giocare fino a 40, ma a occhi chiusi proprio. Tranquillamente, anche perché lui non aveva bisogno di correre col suo gioco, con quei piedi che aveva poteva giocare anche da fermo. Però a 31 anni ha smesso, poi devo dire che con Napoli è stato un matrimonio perfetto, era il giocatore che solo Maradona poteva far vincere uno scudetto a Napoli. Veramente, è stata veramente una magia, una magia. Senti Francesco, di quel disco Nome e Cognomi, poi passiamo a una cosa che ti piacerà sicuramente, perché il tema del canale, anche parliamo anche di cinema e di altre cose, quindi voglio sapere un po' i tuoi gusti in quella direzione. Di quelli 11 pezzi, tra l'altro dove perculi anche Radio Maria, è bellissimo, ragazzi, se non l'avete ascoltato andatelo a sentire, perché stamattina mi sei venuto in mente, perché mentre stavo in macchina ascoltavo Virgin Radio, perché ascolto spesso solo rock, e Radio Maria si sovrapponeva continuamente, era il diavolo e l'acqua santa, no? Proprio... A parte che ha dei ripetitori molto in alto. No, dicevo, qual è il pezzo che preferisci di quelle 11, di quei 11 di nomi, brani? Di Nomi e Cognomi? Sì. Guarda, secondo me è la canzone che poi mi ha creato ancora più problemi di Andreotti, che è la canzone che si intitola Renato Curcio. È la mia preferita. Curcio, io ho vinto dei premi di poesia con quella canzone. Pensa che io ho avuto la fortuna di essere amico di Fabrizio, di frequentarlo per 10 anni. Una notte a casa di Fabrizio dico: senti Fab, io ho scritto questa canzone qua. E mi ricordo che gli fece sentire, cioè, all'epoca c'era il Walkman, una cassetta col provino della canzone, sì. E Fabrizio l'ascoltò credo 40 volte di seguito. Mi disse: è bellissima, ti faranno dei problemi enormi, però questa canzone è meravigliosa. E allora lui mi disse: senti, allora ti faccio sentire anch'io una cosa. E mi fece sentire in anteprima una canzone dove anche lui parlava di Renato Curcio. Ah. Ed era la Domenica delle Salme. Ok. E mi ricordo che quando ascoltai quella canzone mi venne la pelle d'oca e dissi: Fabrizio, io non so adesso in quanti la capiranno, sicuramente fra 20 anni la capiranno molto di più. Ma anche forse la tua. La Domenica delle Salme è, lui l'ha scritta nel 90, è l'Italia di adesso. Cioè lui aveva capito 20 anni prima. Luccica sul primo sole di un verde ottobrino. Perché questa inizia proprio con una poesia, no? Questa è una lettera che mi ha scritto Curcio, che aveva sentito la canzone. Tanti da poterne scrivere volumi, tanti, non tutti. E mi mandò questa lettera che... Perché ogni giorno, quando all'alba mi affaccio per goderne il respiro, qualcosa quasi sempre mi sorprende. Ma secondo te lui si è pentito veramente, Francesco? Forse nel prato. Ma Curcio, non sto divagando, poi non sono mica dico, come tutti. A parte che Curcio è una persona di grandissima cultura, infatti lui oggi fa l'editore, fa libri. Non è mai più sentito parlare di Curcio a livello politico, lui non ha mai più detto niente. Lui è partito, le Brigate Rosse erano partite in 5 e la loro idea era quella di fare la rivoluzione. Era in 5. A un certo punto questo fenomeno si è diventato enorme ed era incontrollabile. E lui mi disse: quando noi abbiamo fatto il primo morto, ho capito che era finita, perché eravamo diventati impopolari. E lui si è preso la responsabilità di quello che poi è venuto dopo. Perché lui l'hanno arrestato praticamente subito. Lui è entrato in carcere nel 74. Sì. Quindi quello che poi ha fatto le Brigate Rosse, lui era già in isolamento. Diciamo che lui era l'ideologo, ecco, era uno che... è responsabile di tutta questa cosa che è venuta fuori. Da cui lui ha preso ovviamente le distanze. Anche perché è l'unico che ha pagato per tanti che poi... In quegli anni prendevano i brigatisti, si pentivano, dopo un quarto d'ora erano tutti fuori. Sì. Il Renato si è fatto l'ergastolo e non ha chiesto sconti. Addirittura Cossiga voleva dargli la grazia e lui ha detto: no, io voglio pagare fino in fondo, perché è giusto che io paghi fino in fondo. Quindi ha avuto una coerenza e ovviamente si sentiva responsabile, Francesco, di tutto quello che è successo. Perdona, me lo fai un piccolo regalo, me lo fai sentire un pezzetto di questa canzone? Te l'ho detto che è la mia preferita. Di quel disco di Margherita Baldacci? No, ho Margherita, la mia preferita è quella, è Renato Curcio, e poi c'è Margherita Baldacci, quello che vuoi. Vediamo se mi viene. Aspetta che devo accendere il piano. Ragazzi, questo è un regalo che ci fa, Francesco. È un regalo. Bellissimo. Pure sto solo sassolo così iniziale.
pioggia che mi batte in testa, non ce l'ho abituato. E questa gente che cammina, fa di fretta, non si guarda mai. Ma la catena che mi hai dato tu, la porto sempre, non l'ho tolta più. Mi pento, vuoi questo? Madonna, c'ho i brividi, ragazzi. Ti dica così, adesso c'è bene. Mi piace tornare qui. Sai quante torte con la lima, con mio tipo, per capire se il nostro amore imbavagliato era più forte di uno sparo. E il nostro covo adesso non c'è più. Ci hanno fatto sotto la fermata del bus. Mi pento, ma questo non può aiutarmi, lo sai. Adesso nel vento mi piace pensarti qui. Non so, mi hai fatto venire i brividi, cioè ho trattenuto il fiato, perché poi ti ripeto, apri un cassetto dei ricordi questo disco, veramente qualcosa di straordinario. Grazie, grazie mille, grazie anche a nome di tutti i ragazzi che ci stanno seguendo, che in chat... Non so se avete sentito, ogni tanto c'è il mio bassotto che ulula quando sono piano, facciamo dei duetti praticamente. Ah, perché lui forse lo sente ancora più forte, piano, no? Comincia a ululare, bellissimo, bellissimo. Bellissimo, ragazzi, questo regalo di Francesco, ci abbiamo verso la chiusura, perché di solito un'ora e mezza in quest'ultima parte. Francesco, prima parliamo un po' dei tuoi gusti, cioè in chat mi chiedevano che cosa guardi al cinema, cosa ti piace in particolare. Guarda, sono un cinefilo spaziale, cioè io amo il cinema e quasi quanto la musica, a volte diciamo che si equivalgono, tant'è che io negli ultimi anni mi sono proprio buttato a fare progetti cinematografici. Infatti parleremo anche di questo. Beh, il cinema mi piace, il cinema italiano, chiaramente nel periodo anni 50, 60, 70, quindi tutto il neorealismo, Alberto Sordi, Mastroianni, Fellini, Gassman, noi abbiamo avuto degli attori, ragazzi. Mamma mia. Che se li sognano, tant'è che gente come De Niro diceva: io andavo a vedermi Alberto Sordi, andavo a vedere i film italiani. Anzi, noi abbiamo fatto scuola del mondo col neorealismo. Esatto. La commedia, Monicelli, Dino Risi, ragazzi, film come Il Sorpasso, o tutti i film di Monicelli. Cioè, la commedia italiana era veramente. L'abbiamo inventata noi la commedia. Oggi non esisteva la commedia. Sì. Oggi i francesi le fanno meglio di noi. Ciao Taku. Io oggi no, sì. Commedia, guardo una commedia francese. Perché se io rivedo i Montelli, vedi uno spaccato di quell'Italia lì. Cioè rivedi il romanzo popolare con Tognazzi, Ornella Muti, dietro c'era la canzone di Iannacci, Vincenzina la fabbrica, cioè era l'Italia, era Milano degli anni 70. Sì. E quei film nella commedia italiana erano film dove ridevi, ma era tragicomico. In realtà erano anche molto tristi. Sì, questa era una cosa che era nata già con la comicità di Totò, no? Che ridevi, ma poi dietro c'era una storia amara. La malinconia, la povertà, il tirare a campare, cioè, c'era il mondo, c'era la verità, no? Perché quando tu vedevi un film di Totò, era Napoli. Napoli era quella roba lì. E oggi invece che guardi? Oggi guardo, vabbè, a parte
poi ci sono registi tipo Kubrick, che ne so. Quelli sono immortali. Sì, oppure anche i registi di adesso, Soderbergh mi piace, ci sono tanti registi che mi piacciono. E oggi devo dire che guardo molti film francesi, a me piacciono i film francesi. Anzi, i miei attori preferiti è Daniel Auteuil, che è una sorta di De Niro francese, bravissimo. Devo dire che i francesi fanno dei bei film, sia intelligenti, il film, non mi viene il titolo adesso, che c'è un lapsus clamoroso, non mi viene il titolo, adesso mi verrà, c'ho l'Alzheimer, ormai il galoppante, Quasi amici è un piccolo. Ah, attore. Quasi amici, vabbè, quello è piaciuto pure a me, è bellissimo. Non a caso, poi l'attore nero, che non era nemmeno un attore, è andato a fare i film negli Stati Uniti, poi. Sì, poi è diventato un professionista. Attore, quello sulla sedia a rotelle, è uno dei più grandi attori francesi. Okay. Lui assomiglia anche un po' a Dustin Hoffman fisicamente. C'è qualcosa di Dustin Hoffman, io l'ho sempre pensato a questa cosa. Sì. Allora, lui è Dustin Hoffman e c'è Daniel Auteuil che sembra invece De Niro, sono il corrispettivo francese di De Niro e di Dustin Hoffman e sono bravissimi. Quindi è un filmone, credo che stiano girando il remake in salsa all'americana, cioè lo stanno rifacendo con attori americani, cioè hanno messo le mani Hollywood sopra, non so cosa ne verrà fuori, ma l'originale. Io ho sempre un po' di dubbi perché quando di certi film fare il remake è sempre difficile. È complicato. Difficilmente sì. Il remake è più bello dell'originale. Ecco. Sì, sì. Cioè, sono rarissimi i casi dove molto rari. Diventa più bello dell'originale. Però chiediamo, adesso parliamo un attimo di un tuo lavoro cinematografico, perché sì, credo in un solo padre. È uscito da poco, adesso è uscito sul canale Chili, si chiama Credo in un solo padre, il film... di questo regista campano che si chiama Luca Guardabascio. È un film che parla di un tema molto, come dire, di oggi, ma in realtà di sempre, che è la violenza familiare, la violenza sulle donne. È un film di denuncia. Questo qua è, credo che sia il trailer. Questo è il trailer, no? Faccio anche l'attore. Quindi reciti pure in questo film. Sì, ma io ho scoperto che sono un attore nato, cioè viene talmente naturale. Massimo Bonetti, c'è Flavio Bucci, l'ultimo film che ha fatto Flavio Bucci, e è un film che parla di questa famiglia di Pastoria, il film ambientato nella zona di Eboli, tra la campagna, un po' la Basilicata, questa famiglia di pastori dove questo padre padrone che è impersonato da Bonetti fa il bello e il cattivo tempo in casa, fa delle violenza, violenta la moglie del figlio, la nipote, un mostro, e nessuno ha il coraggio di fermarsi. Grande, c'è anche il maestro Bucci. Il grande è stato l'ultima apparizione di Flavio Bucci, perché è morto qualche mese dopo. E in questo film ho fatto sia l'attore, facendo la parte di uno dei figli di Bonetti, quindi ero uno dei figli di questo padre padrone che è l'unico che si ribella e se ne va e scappa di casa. E io poi ho fatto tutta la colonna sonora, questa è la mia prima colonna sonora, quindi dal primo minuto di film all'ultimo ho fatto tutte le musiche ed è stato bellissimo, cosa che rifarò sicuramente molto, molto presto. Quindi ragazzi, è su Chili, giusto? E anche Chili. Sarà distribuito presto anche nelle sale? Presto sarà anche su Amazon, è già uscito su Amazon, ma in Centro Sud America, tradotto in spagnolo e in portoghese. E adesso arriverà anche su Amazon Italia. Quindi arriverà su Amazon. Ed sicuramente domani esce proprio domani sulla piattaforma esce l'album della colonna sonora che si chiama Baccini Project ed è un disco molto differente dai miei perché chiaramente è un disco strumentale, ci sono solo due canzoni. Una è quella con cui ho fatto anche un video dove dentro il video ci sono anche le immagini del film e si chiede dentro la senza rumore. Aspetta che lo vediamo. Allora, lo devo aprire, ok. Lo guardiamo un attimo. Eccolo qua.
Ragazzi, questa è anche una succulenta anticipazione, eh? Il film è molto bello, ve lo consiglio perché è veramente un film tosto. Ho visto, Francesco, ho visto, scusami se la interrompo, ma non Sì, posso farla uscire tutta perché Twitch sai i problemi che c'hanno, no? Quindi lo è so, strano, pure se c'ho l'autore e in no, video, me lo bloccano lo no, stesso, è una cosa ogni tanto incredibile. ti arrestano. È una cosa assurda. No, volevo dire, le scene sono forti, ho visto un paio di scene che mi hanno turbato già nel trailer, No, quindi immagino cosa è un film succederà. molto forte anche perché il regista, questo è un film di denuncia, quindi io voglio fare un film vero di denuncia. E tra l'altro pensa che noi abbiamo chiesto anche l'aiuto a tante associazioni proprio di donne che hanno subito violenza. Addirittura il regista ha assunto diverse persone proprio che hanno subito violenza a lavorare nel film, anche a fare tipo le truccatrici piuttosto No, che i ok. rider. Ah, quindi hai Anche fatto questo gente che discorso? comunque si porta dentro qualcosa che non riesce, sai, il vero problema di chi subisce violenza è che poi non parla, che poi ha paura a parlare, però certe robe ti rimangono dentro. Sì. Pensa, sai quando, da quando è uscito il film, sai quante donne mi hanno scritto quasi piangendo, dicendomi ho rivisto la mia storia, che non ho mai raccontato a nessuno. Anche perché queste storie spesso e volentieri succedono proprio in casa, in famiglia, in situazioni dove tu non ti metti a denunciare tuo zio, tuo nonno, tuo papà, quindi devi far finta Però di uomini, niente. Francesco, uomini così schifosi andrebbero sempre Lo puniti in so, maniera esemplare, secondo me, però purtroppo non è questo facile. è un problema vecchio come il mondo. Una volta non se ne parlava proprio, adesso si cominciano a denunciare questi fatti. Una volta Certo. rimaneva sempre nel mistero. Poi sai, nei piccoli paesini tutti sanno tutto, ma nessuno parla. Anzi, alla fine la donna è quasi la colpevole, pur avendo subito violenza, diventa la colpevole di questo. Quindi. Fino a qualche anno fa bastava sposare la vittima di uno Sì, stupro per sanare il problema, quando esatto. poi peggioravi, no, la È una cosa. cosa da medioevo praticamente. Sì, Cioè. sì, E tra l'altro, questo non è un problema italiano, è un problema di tutto il mondo. Cioè, la violenza familiare non è che c'è in Italia e non c'è in Francia, c'è ovunque. sì. Sì. Anzi. Certo. Più i paesi sono poveri, più ci sono questi problemi. Vero, vero, vero. Francesco, scusami, un altro leitmotiv del canale sono i fumetti e i cartoni animati giapponesi. Allora, raccontami un po' che cosa leggevi o che cosa leggi, se leggi ancora qualcosa. Guarda, io sono proprio uno di quelli della generazione cresciuta a fumetti. Noi siamo cresciuti con i fumetti. Praticamente, beh, io ero un fan, a parte i soliti Topolini e vari, io ero un fan scatenato di due che avevo proprio anzi di tre fumetti, di cui avevo quasi la raccolta intera, anzi, qui ce n'ho anche una parte, Diabolik, Tex Willer e Alan Ford, Alan Ford l'ho consumato. Ah, quindi tutta roba, diciamo, italiana, non Sì, andavi sugli assolutamente. eroi americani. No, no, tutta roba italianissima, perché Tex Willer era italianissimo, Sì. anche se era ambientato nel Far West, però Bonelli era Sergio italiano. Bonelli, sì. Diabolik era italiano pure lui, e Alan Ford era italiano pure lui, Magnus e Gunther, Sì. secondo me erano geniali, veramente. Quello era il periodo d'oro, la Sì. Golden Age del fumetto italiano, no? Poi dopo Assolutamente, abbiamo quando sono subito un cresciuto po' proprio l'invasione americana. in quel momento lì era proprio al top. Io sono proprio cresciuto con quei fumetti, fanno proprio parte della mia adolescenza. E poi sono Allora. cartoni animati, io sono un bambino eterno, quindi quando mio figlio era piccolo i cartoni animati li prendevo, ma li guardavo io. Mio padre con me pure faceva, però questa domanda ti volevo fare. Alla fine degli anni 70 c'è l'invasione giapponese. Arriva Goldrake. Gojo, Dopo di Goldrake Mazinga. arriva tutto il resto, Mazinga, Gig, eccetera, eccetera. Sì. Tu c'hai qualche anno più di me, quindi magari ero un po' più grande, Ma ero io più tutti i cartoni ragazzino, animati li vedevo lo ma stesso. li guardavi? Io, soprattutto quello che mi piaceva di più era Gigrobo d'acciaio. Mamma mia, che bello. Gigrobo Spettacolo, Gig. d'acciaio era il mio preferito. Me lo ricordo bene. Ero già grandicello, eh. Però No, era il mio preferito.
Poi anche Mazzia, però Gig secondo me era ma secondo te, quei lavori hanno cambiato la visione di una della generazione cresciuta a quel periodo? Non ho capito, la famosa, assolutamente sì. Quei lavori hanno cambiato, tipo la Goldrake, la cosiddetta Goldrake Generation, no? Certo, anche perché dopo il fumetto è andato un po' esaurendosi, è arrivato Dylan Dog, dopo Dylan Dog poca roba. Sì. Cioè, oggi i ragazzini non leggono più i fumetti, vanno a vedere i film dei supereroi ecco, americani, della Marvel, però non sono fumetti, quelli erano cartoni animati, erano un'altra cosa, anche sì, se sono nati come fumetti i supereroi della Marvel, sì. Batman. Ah, quindi tu sei un po' critico con i cinecomics? Cioè, ti, no, piace, ti piacciono i prodotti? No, no, mi piacciono i fumettoni americani. Cioè, a parte che sono fatti... Vabbè, c'hanno dei bei, dei bei budget, diciamo. C'hanno dei budget mostruosi. Pensa che io sono diventato amico come si chiama, su Clubhouse, di un musicista italiano che vive da 10 anni a Los Angeles, e lui è ormai entrato nel giro delle colonne sonore americane. E ha fatto per esempio la colonna sonora, di Batman contro Superman, sì. Ah. E poi ha fatto anche Toy Story 4. Ok, mamma mia, che spettacolo! È un musicista, bravissimo. E vive a Los Angeles e lavora proprio per queste grandi produzioni. E mi spiega che è un modo di lavorare totalmente differente. Per esempio, io gli ho fatto sentire la mia colonna sonora e lui mi ha detto: vedi, in America nessuno più lavora così, perché dietro il nome di musicista ci sono 50 musicisti che lavorano. Poi appare un musicista, ma in realtà è un'industria. E invece ti sei dovuto sobbarcare tutto il lavoro tu. Ancora come alla Morricone, cioè guardavo le immagini e facevo la musica sulle immagini. Wow. Cioè, facevo più un lavoro, come dire, casereccio, che però la costruzione dice, proprio davanti alle immagini. Mi dice, però si vede che il tuo, perché il tuo è emozionale, cioè, mentre noi in America lavoriamo in una maniera molto più standardizzata, io devo fare questa musica, mi dice già la velocità che la vuole, io so già che velocità devo farla, che andrà sulle immagini, sarà perfetta. Ho capito. Mentre sì, perché loro c'hanno il tema per i momenti di calma, il tema amoroso, sì, il tema del combattimento, il tema... parlano, si muovono, sanno già che velocità andranno, quindi la musica, sanno già che velocità deve essere. Quindi tu, anche se non vedi il film, ti dicono devi fare una musica in questo modo, a questa velocità, la prendono, la attaccano al film e ci sta perfetta. Ok, ho capito. Dice, però non c'è più... come dire, il fascino invece di dover proprio suonare sulle immagini, che è una cosa un po' diversa, perché lì c'è l'emozione del momento mentre vedi l'azione. Certo. Francesco, ci vuoi ricordare un poco, intanto io metto il link del tuo canale in chat, ci vuoi ricordare un poco i format, quando vai, i format che fai, il palinsesto, quando allora, è che vai live pure su Twitch? Io adesso, prima facevo queste due trasmissioni, una di musica, dove ho avuto ospiti un sacco di amici, da Danello Daniele, il fratello di Pino, abbiamo fatto una puntata tutta dedicata a Pino, a Sergio Cammariere. Ma scusami, non so se sai che è venuto a mancare stamattina il fratello. Sì, un altro fratello. Nello, l'altro, sì. Ok, Nello è più piccolo. Sì, Nello sì. È il più piccolo, fa musica e lui fa tutti gli anni, organizza questo grande festa al Palapartenope, cioè, il giorno del compleanno di Pino. Io sono stato due volte, dovevo venire anche quest'anno, poi crossero del Covid. L'ho fatto in streaming. questa trasmissione si chiamava Farmacia Musicale Notturna e ogni venerdì sera avevo un ospite, ho avuto da non so, tu mi parlavi di Virgin Radio? Sì. Ho avuto, non so, Massimo Cotto, che è uno speaker storico di Virgin Radio. Sì. Tanto Massimo è stato anche direttore di Radio 1, direttore di Rolling Stones. E quindi facevo questa trasmissione che si chiama Farmacia Musicale Notturna. Poi facevo la mia trasmissione di calcio nella notte del microfono. Adesso invece tutte le sere faccio il Telebaccio Night, che va dalle 10 più o meno, faccio 3 ore, dalle 10 all'1, dove ogni sera c'è un argomento e poi si passano video, si parla di musica.
Ah, quindi è un just chatting su argomenti musicali, bellissimo, bellissimo. Ragazzi, vi ho messo il link anche al canale di Francesco che stasera ci ha onorato della sua presenza. Ragazzi, io ancora non ci credo, io ancora non ci dobbiamo fare le clip di questa cosa, veramente. Ti ringrazio. Qualcuno dice che si suona il flauto, si suona il flauto anche. Qualcuno ha scritto si suona il flauto. No, mi pigliano in giro perché non so suonare il flauto. Allora ti posso dire che suono col flauto e li faccio diventare scemi. Mi ricordo, io c'ho sto incubo del flauto alle scuole Come medie. quando alle medie c'era musica e ti insegnava a suonare il piffero. Sì. Io lo odiavo e non riuscivo a tirare fuori una nota da sto coso qua. Allora 2 anni fa vado in un negozio di strumenti musicali e vedo lì il piffero. Dico, no, adesso me lo compro, devo imparare a suonarlo. Oh, non ci riesco. Non mi Niente. viene fuori una nota giusta. Allora, prendo, intanto per fare arrabbiare gli amici in chat, prendo il flauto e comincio No, a fare perché non mi corde ricordo chi mi disse informatiche. che se suoni il pianoforte probabilmente puoi suonare qualsiasi cosa, però No, ma sai cos'è? la La magia tecnica la devi sempre dell'impronta. imparare alla Io fine. sono uno schiacciatore di tasti. Poi suonicchio anche la chitarra. Per esempio nella colonna sonora ho fatto anche delle parti di chitarra, però non è il mio strumento è il pianoforte. Certo. Quindi tastiere, pianoforte, qualsiasi fisarmonica, qualsiasi cosa che sia da schiacciare i tasti va bene. Già suonare la Bellissimo. chitarra è già abbastanza complesso per uno che suona pianoforte, perché c'è una tecnica completamente differente. I fiati non ne parliamo. A me piacerebbe suonare il sax. Io ho un sassofonista che è bravissimo. Tanto pensa che il mio sassofonista, che si chiama Luca Volonté, è il cugino di Gian Maria Volonté, è un cugino in seconda di Gian Maria A Luca Volonté. Volonté? Sì, Mi si sa che chiama l'ho Luca Volonté. sentito, sì, Lui sì, è sì, sì. bravissimo, è veramente uno dei più bravi sax che conosca in Italia. E qualche volta ho detto, Luca, mi insegni a fare due. Cioè, suonare il sax è una cosa di una difficoltà, solamente a far uscire la nota, perché tu devi quasi sputacchiare dentro questa. È una roba complicatissima. Complicato, E mi sono arreso subito, ho detto, va bene, basta, suona tu, che è meglio che ti sto a sentire. eh? Va bene, Poi, Francesco. in chiusura, volevo ricordare una cosa Sì. che uscirà all'inizio del 2022, Sì. che è un altro film che ho prodotto praticamente io, insieme al Ah, sei regista anche in Antonio veste di Scurcati. produttore adesso, grande. Sì, praticamente ho prodotto questa specie di film, tra l'altro è difficile anche da dargli un nome, tipo film documentario. In realtà, dedicato a Luigi Tenco. In realtà, io nel 2010 ho fatto un tour, un progetto che si chiamava Bacini Canta Tenco, che è diventato anche Sì, un è album, che mi diventato fece anche un vincere la mia album. seconda targa Tenco. Io durante il lockdown mi sono ricordato che c'era un regista che era venuto a riprendere diversi concerti, ma non avevo mai visto il materiale che aveva girato. Tra l'altro, erano passati 10 anni. Vado a rintracciare questo regista e mi dice, guarda, non so se li trovo perché gli hard disk non so dove l'ho messi, vado a cercare, perché nel frattempo lui poi ha aperto una sua struttura dove fa Sì. filmati, ospedali, pubblicità. Dopo qualche giorno mi chiama e dice, guarda, ho ritrovato gli hard disk e dentro c'è della roba pazzesca. Mi manda del girato, ma veramente cinema. A quel Ah, punto ho detto, bellissimo. cosa ne facciamo di questo materiale? Allora io mi sono ripreso e mi sono messo a raccontare il motivo per cui ho fatto questo progetto su Tenco. Ed è praticamente, allora, l'idea era nata perché noi abbiamo visto i concerti di Fabrizio De André, di Gino Paoli, di tutti i genovesi, dei loro amici di Annacci, di Gabber, che avevano tutto un gruppo di amici. Nessuno ha mai visto un concerto di Luigi Tenco. Perché Luigi Tenco non ha mai fatto un concerto, perché morendo nel 67 non esistevano i Sì. concerti nel 67. Quindi io 10 anni fa mi sono inventato questo tour che era il concerto che Luigi non aveva mai fatto. Bellissima questa E cosa, quindi questo film meravigliosa. è il concerto di Luigi, è un gioco di specchi tra me e Luigi. Francesco, se avrai piacere, quando sarà pronto e lo vorrai presentare, mi Guarda, piacerebbe ospitarti adesso di vado, in nuovo. questi giorni ho chiuso la distribuzione e uscirà probabilmente a gennaio 2022, io penso che uscirà su Amazon Prime. Ok. E il titolo è Tu non hai capito niente, perché la gente di Tenco non sa niente. E Sì, abbiamo tutte una le visione di leggende Tenco grande metropolitane. così, perché Tenco era l'opposto di quello che ci hanno disegnato.
E io lo so perché Fabrizio mi raccontava chi era Luigi Tenco, perché loro sono cresciuti insieme. E quando Fabrizio certo. sentiva dire che Tenco era un depresso, suicida, si incazzava con una bestia, poi diceva Luigi era esattamente il contrario. Era quello che raccontava le barzellette, che faceva gli scherzi, era il bello del gruppo, tutte le donne volevano andare con lui, perché effettivamente Luigi era un bel ragazzo. Sì. Ha fatto cinema, Luigi ha fatto anche un film con Luciano Salce che si chiamava La Cuccagna, da protagonista. Sì. E quindi questo film vuole far capire chi era Tenco. Invece di parlare della morte di Tenco, che da 50 anni si parla solo della morte di Tenco, parliamo della vita. Della vita di Tenco. Certo, bellissimo. Bene, Francesco, io non so come ringraziarti perché questa sera è stata un bellissimo regalo. Naturalmente continueremo a sfidarci a FIFA, vediamo un attimo. Devo fare la ti alleno, ti alleno, ti preparo. Alla... Devo salire in classifica. E niente, ti ringrazio per la tua presenza, ti ringrazio anche a nome di tutto il gruppo e di tutte le persone in chat che hanno apprezzato tantissimo. Noi ci vediamo presto. Noi intanto ci becchiamo. Sì, ci becchiamo, dai. Poi ti vengo a trovare io una sera mentre dai. Stai facendo sta cosa, ti vengo a salutare lì. Grazie tante, grazie mille. Io c'ho il tuo numero, quindi ti disturberò quando uscirà quest'altro film, così magari verrai a raccontarmelo anche qui oppure in qualche altro modo. Grazie tanto e ragazzi, noi ci vediamo alle 21 per il quiz serale, perché ho un altro format stasera, facciamo il quizzone sul cinema. E ringraziamo Francesco. Francesco, un ultimo messaggio a tutta la community del Vecchio Nerd e poi andiamo tutti a cena. Un messaggio di speranza che questo momento allucinante che stiamo vivendo da un anno, come dire, piano piano ci faccia tornare, se non alla normalità, almeno si torni a uscire, a potersi incontrare live, perché praticamente da un anno che viviamo in streaming. Sì. E quindi speriamo che questo momento tremendo diventi un ricordo e comunque buona serata a tutti e ci vediamo prossimamente su questi schermi. Ciao a tutti, ricordatevi di seguire anche Francesco sul suo canale Twitch. Mi raccomando. Ci becchiamo alle 9. Ciao. Ciao a tutti.